cena per stasera. Mi sono dimenticata la cena. Spezzatino di vino pronto in 3 minuti. Ragazzi, per questa sera tutto a posto. Ci vediamo a cena e portate una bottiglia di amarone. Ma hai cucinato tutta la mattina? 3 minuti. Ci ha messo solo 3 minuti. Giovanni Coppiello, il piacere del gusto. L'unico razzismo che esiste in Italia è quello contro il popolo italiano, massacrato di tasse per mantenere finti profughi. Gentili telespettatori di Prima Free e di Internet, ben ritrovati di cuore anche oggi con la nostra opinione giornaliera, che ha il compito di aggiornarvi, di informarvi e di farvi un po' di buona compagnia. Esordiamo con un paio di vignette bellissime, rappresentative del quadretto politico romano. Iniziamo con quella di Giannelli, che appare sulla prima pagina del Corriere della Sera. Grazie, siamo in tempo di sport infernale. Discesa libera, riconoscete Matteo Renzi, poi riconosciamo il monarca Giuseppe Conte, fa lo slalom, rischio di uscita, poi c'è Zingaretti che fa il salto dal trampolino, qualcuno dice bellissimo, e Di Maio dice dipende dove va a cascare. E poi a seguire quella bellissima vignetta di Krančić, che la dice lunga su quanto sta per accadere a Roma. Governo traballante, c'è un tavolo con 3 gambe, la quarta gamba è rappresentata da Bonafede, ministro del Movimento 5 Stelle, che dice non voglio fare la quarta gamba, e qualcuno fuori campo gli dice solo per 24 ore Bonafede, è una vergogna. Comunque Giuseppe Conte è in affanno, è in difficoltà, nel mentre vi parlo sono quanto mai febbrili le consultazioni, sta cercando, grazie all'opera meticolosa, instancabile del suo spin doctor Rocco Casalino, di contattare i famosi responsabili, i famosi costruttori. Ma questa volta penso che farà un po' di fatica in più. È chiaro che lui non vuole mollare la poltrona, vero? Signor Giuseppe Conte, regia, intervieni tu, facciamolo vedere appollaiato alla grande sulla sua poltrona dorata, che non intende lasciare. Hanno la colla, hanno il mastice fra la poltrona e il culetto. Eccolo qua, la poltrona dorata piena di Vinavil, e lui ci sta sopra e non intende lasciarla. Farà di tutto per non andarsene, perché non ha un po' di dignità. Pensano al loro interesse. Che vergogna! Perfino esponenti di sinistra si sono espressi l'altro giorno
ma lui non raccoglie i segnali. Giuseppe Conte, fino alla fine, cercherà di restare in sella. Perfino il pacioccone di Bologna, il felsino, il petroniano, Don Abbondio, quello che ha rovinato l'Italia nel farci entrare in Europa con un cambio assassino, si prese i meriti e ha rovinato gli italiani. Mi riferisco a Romano Prodi. Sentite cosa ha detto Prodi di questo governo. Ha detto: così non c'è futuro, il nostro governo è troppo straccione. E a seguire, fai vedere anche Chicco Mentana, giornalista progressista. I giallorossi non possono morire per il premier. Quindi ci sono tutti i presupposti perché Conte vada via, ma non lo farà. E vorrei tanto che il presidente Mattarella si rendesse conto di questa situazione comatosa, che prendesse la decisione di mandarci a votare. Mi fermo una manciata di secondi e dopo vi faccio vedere quel famoso video. Grazie. Ben ritrovati, gentili telespettatori di Prima Free e di Internet. Un appello per aiutare i ristoratori che sono alla canna del gas. Hanno tanti motivi per arrabbiarsi. Poi, di fronte a certe palesi ingiustizie, anch'io non lo sapevo, in Alto Adige continuano a tenere aperti. Se non avessi letto la notizia con i miei occhi, non ci avrei creduto. Figli e figliastri, ristoranti aperti in Alto Adige, l'ira del Veneto, siamo stati presi in giro, avete ragione di protestare, anche perché con la politica dei due pesi e delle due misure non vai da nessuna parte, fai arrabbiare i diretti interessati. E cosa dire poi di quella schifezza che si consuma nelle aree di servizio, autogrill sulle autostrade? Lì ci sono i bar che continuano a lavorare. Un poveraccio, un disgraziato di periferia non può lavorare. E poi nelle aree di servizio, nei bar degli autogrill, succede di tutto e di più. Pregherei la regia di offrire qualche contributo. C'è quella foto e poi a seguire fai vedere quel video amatoriale fatto da un signore all'interno di un autogrill. Come se non ci fosse il coronavirus, la gente consuma al banco, seduta, assembramento, senza mascherina. Siamo in Italia! Ecco perché noi dovremmo insorgere. Qui vedete una foto all'interno di un'area di servizio e a seguire fai vedere il video. Guarda Giusy, guarda che assembramento. Guarda. Vedi? Guarda qui. La gente prende il caffè al bar, vedi? Vedi? Vedi qua, la tazzolina. Hai visto? Guarda che c'è l'ipercopo, Giusy. Guarda quanta gente. Dio bon. E rompono i coglioni i ristoranti. Guarda. Guarda che lavoro. Ma secondo te? Guarda, guarda che mafia. Chi sei mafia? Guarda. Ale è un tu cristiano. Ale. I virisse.
Ti resti una fessaria. Adesso subite. È un'ingiustizia. Scusi, me la fa una tazzolina di caffè? Grazie. Vedete quante ingiustizie. Devono stare attenti a Roma, perché ho letto che c'è un senso di sconforto, di ribellione all'interno della categoria dei ristoratori. C'è anche il segretario dell'APE e altri della Confcommercio a Padova che hanno lanciato un allarme. Dicono che la situazione è disperata. Se il governo non ci farà ripartire, sarà la rivoluzione. E io sono molto preoccupato, alla luce anche di quello che succede in Alto Adige, di quello che succede nei bar all'interno delle aree di servizio. La giustizia dovrebbe essere uguale per tutti, e invece non è così. Pregherei la regia di offrire quel video che vi fa capire tante cose. Dura qualche minuto in più, però è importante che io lo faccia vedere, perché sono legittimi, più che legittimi, i dubbi sulla farsa dell'attacco al Campidoglio, a Capitol Hill. C'è questa coraggiosa giornalista freelance giapponese che ha ripreso delle cose interessanti che dovete vedere. Hanno voluto fare fuori Donald Trump e gli americani se ne pentiranno. Vai col video. Bentornati. Siamo di nuovo a Washington per analizzare gli avvenimenti del 6 gennaio. Siamo in compagnia di Masako Ganaha, che ha analizzato alcune riprese dell'accaduto. Masako è una giornalista giapponese indipendente, ha un canale YouTube e ha fatto delle analisi molto interessanti, in particolare sul coinvolgimento di Antifa nella sparatoria di Ashley Babbitt in Campidoglio. Masako, è un vero piacere averti a Crossroads. Grazie mille, è un piacere essere qui. Grazie. Prima abbiamo esaminato alcuni filmati e mi hai mostrato diversi video dello sparo ad Ashley Babbitt. E hai fatto alcune considerazioni molto interessanti. Puoi dirci cosa hai osservato in questi diversi filmati video? Ok, basically I saw two long video. Certo, fondamentalmente ho visto due lunghi video ripresi all'interno del Campidoglio e, avendo trovato due video online, ho potuto osservare da due diverse angolazioni e vedere chi faceva cosa. E mentre guardavo un video lungo, circa 44 minuti, e questo video era titolato Jaden X, è stato identificato come uno degli Antifa da Andy No e ha ripreso il video dal lato della donna a cui è stato sparato. Penso che chiunque abbia visto quei video abbia guardato solo quello che stava succedendo a quella donna. Invece, io ho osservato anche le persone intorno e ho visto due uomini che erano a capo della folla e uno dei due si è messo di fronte alle persone, di fronte a quello che penso fosse un poliziotto o uno della sicurezza, e ha iniziato a urlare «Ehi!» a tutti. Sembrava stesse cercando di calmare la gente, ma penso che in realtà stesse tentando di aizzare la folla per spingerla ad attaccare. Questo ho pensato. E inizialmente non aveva nulla. He didn't have anything at first. In mano. In his hands. In mano. But he had his body right next to him. Ma a fianco a lui c'era un uomo avvolto in una bandiera gialla che gli ha passato un casco nero e, quando ha preso in mano il casco, si è tolto il cappello. Era un cappello invernale davvero pesante, quindi io penso che l'avesse per proteggersi mentre colpiva il vetro col casco. Quindi ha iniziato a rompere la finestra. Un uomo, proprio accanto a lui, aveva un bastone e stava colpendo anche lui il vetro. Non ho capito se facesse parte del suo gruppo o no, ma quei due comunicavano chiaramente mentre erano in azione. Poi ha rotto la finestra e poi la donna si è arrampicata sulla finestra
e le hanno sparato. La telecamera inquadra la donna, ma io ho seguito quei due tizi. Quello con la bandiera gialla è andato in mezzo alla gente. L'altro, che è quello che ha colpito il vetro, è sceso al piano di sotto dove c'è la polizia. Ma si vede che non scappa. Si ferma lì sotto e si sfila lo zaino grigio col retro nero. Quindi l'ho riconosciuto dallo zaino dal retro nero e ho visto che lo apre e ci mette dentro il cappello, credo, o la camicia. Insomma, si è cambiato, ha cambiato il suo aspetto. Penso che in questo modo abbia potuto restare all'interno senza farsi prendere e senza che la gente si accorgesse che era lui. E come può? Quando l'ho visto, ho pensato: questo non è un sostenitore di Trump, perché guidava la folla e comunicava con quell'altro tizio e si era cambiato gli indumenti. Come potrebbe un sostenitore di Trump comportarsi così? Stava cercando di fomentare le persone ad entrare nell'edificio in modo da scatenare lo scontro fra i sostenitori di Trump e la polizia. E poi la cosa divertente è che ho una inquadratura che riprende la persona che aveva girato il video precedente. Non so se mi sto spiegando chiaramente. Così sono riuscita a vedere chi ha fatto il video precedente e ho visto la sua faccia. E grazie a questo video Andy Ngo ha verificato che la persona che ha fatto il video è un membro di Antifa. E penso che stesse registrando il video per dimostrare, tra virgolette, come i sostenitori di Trump stessero attaccando e la polizia avesse reagito sparando a una donna disarmata. E questo diceva: è morta. Ma lui come poteva saperlo? Le avevano appena sparato. C'era un medico e le persone stavano cercando di aiutarla. So people are trying to help her. E i poliziotti dicevano: possiamo salvarla. Yes. Esatto. So how can he say that she is dead? Come fa a dire che è morta? Io penso che stesse cercando di far infuriare i sostenitori di Trump, perché agli Antifa e gente simile piace dire: togliamo i soldi alla polizia. Ma i sostenitori di Trump normalmente ribattono dalla parte dei poliziotti, quindi hanno opinioni diverse. Ma in questa occasione si tentava di aizzare i sostenitori di Trump contro la polizia. Per questo diceva: è morta, è morta. E poi ha iniziato ad andare in giro dicendo a tutti: è morta, è morta. Quindi la gente si è arrabbiata con i poliziotti e i sostenitori di Trump hanno iniziato a urlare alla polizia. Da quel video ho potuto vedere che ci sono due attori vestiti da sostenitori di Trump. E poi questo tizio di Antifa cerca di riportare i fatti come se fosse un normale testimone, dicendo che lui ha visto quello che ha visto e alla fine è andato sulla CNN a dire di essere un testimone e che aveva visto la donna disarmata. Ma la CNN non ha parlato di chi lui fosse o del perché fosse lì. CNN didn't say about him or why he was there. È davvero un incidente molto strano. Poi un altro individuo che definirai molto sospetto e che in seguito ho incrociato nel parcheggio, perché io nel frattempo ero nel parcheggio del Campidoglio a parlare con la gente. È uscito in strada gridando: le hanno sparato, le hanno sparato, e fomentava la folla mentre camminava. Questo individuo sembrava sospetto. Ho pubblicato un suo video parlando della sparatoria di Ashley Babbitt. Si vedeva che ci stavano provocando, ci stavano aggredendo. Hanno sparato a una donna dall'altra parte del vetro. Non avevano nemmeno oltrepassato l'area. Che idea ti sei fatta riguardo questo incidente ora che hai messo insieme tutte queste considerazioni? Actually, this is not new to me. In realtà, questa situazione non è nuova per me. Ma in Giappone non possiamo possedere armi, quindi c'è differenza. Ma abbiamo attivisti di sinistra, soprattutto dove vivo io, a Okinawa.
Quindi ho visto attivisti fare cose strane, cercare di provocare la polizia e aizzare le persone nella logica del divide et impera. Questa è una tattica internazionale. Come l'ho vista a Okinawa, così l'ho vista a Washington e negli Stati Uniti. Sono rimasta molto scioccata nel vedere i video, ma ho pensato di doverlo far sapere ai giapponesi. Tornando alle tattiche marxiste, hai menzionato la tattica della divisione e la tattica della provocazione. Abbiamo ovviamente parlato di come vengono attuate, di come operano gli antifa. Quanto a Marx, la tattica di divisione, lui l'avrebbe chiamata materialismo dialettico, identificazione, contraddizione, eliminazione del ceto medio per dividere le persone, per separare le persone, e quindi uso di quella che loro chiamano la propaganda di agitazione per aizzare le persone una contro l'altra. Come hai visto mettere in atto queste tattiche? Hai detto di avere notato le stesse tattiche in Giappone, usate da questi gruppi radicali, e anche da questi gruppi che hai visto a Washington. Oh, how? Okay, so what I saw on the video in. Sì, quello che ho visto nel video all'interno del Campidoglio, non voglio dire che tutti quelli entrati nell'edificio sono membri antifa e quindi che sia tutto nero o tutto bianco, ma ho visto chiaramente che il tizio che guidava la folla e la fomentava non era un sostenitore di Trump. Penso che avessero un piano e lo hanno messo in atto bene. E penso anche che non molte persone abbiano analizzato quel video e non abbiano avuto accesso a quei video perché i social media li hanno censurati. Mi ritengo fortunata di essere riuscita a vederli. Questo è quello che volevo dire. E poi c'è stata un AP e poi... AP è una tattica di agitazione. Yes. And then... Esatto. Uno degli agitatori diventa un testimone, appare su un mass media che a sua volta diffonde la notizia senza controllarla e senza analizzare. Riporta solo quello che dice il testimone e il mondo non viene a conoscenza della verità. Masako, se dovessi concludere con una sola frase su quello che hai visto, cosa diresti alle persone che ci guardano? Il mondo sta guardando e noi dovremmo semplicemente sapere qual è la verità. Solo così possiamo farci un'idea o decidere cosa fare, parlare di cosa fare dopo. Noi abbiamo solo bisogno della verità. Ecco cosa penso, sì. Masako, è stato un vero piacere averti qui, grazie. Grazie infinite a te. Avete visto? Riflettete, io rinnovo la mia più totale solidarietà a Donald Trump, 4 anni di governo meraviglioso, non ha fatto guerre, l'economia americana in ripresa, qualcuno dirà con politiche protezionistiche, dall'altra parte lui è americano, doveva fare gli interessi della sua nazione, vedrete che Joe Biden smantellerà nel giro di qualche anno quello che aveva creato Donald Trump con le sue politiche di sinistra, fanno entrare tutti quanti, non si capirà niente, i fatti mi daranno ragione, grazie per la vostra cortese attenzione nei nostri confronti, un grazie ai miei sponsor e un grazie per la parte tecnica alla regia di Giovanni Stoppa. Arrivederci.